cavi audio virtuali. Cari amici e cari amiche, spero che siate pronti e pronte per una roba davvero eccitante, perché oggi vedremo uno strumento, software, tramite il quale possiamo prendere i flussi audio del nostro computer e dirigerli da un software all'altro e spostarli da uno all'altro, perché magari vogliamo registrare quello che sentiamo nel computer con Audacity, stiamo seguendo una lezione digitale online e vogliamo registrarla per averne traccia. Bene, col cavo audio virtuale possiamo farlo, oppure vogliamo separare le tracce audio nel nostro software di registrazione video di live streaming, OBS Studio per esempio, perché vogliamo registrare da un lato l'audio del computer o l'audio di un videogioco e dall'altro separatamente l'audio delle persone con cui stiamo parlando, con Zoom, con Skype, con Google Hangouts. Bene, anche in questo caso col cavo audio possiamo farlo. Che cosa sono i cavi audio virtuali? Sono semplicemente, non so se vi ricordate, i vecchi cavetti AUX, questi cavetti che hanno due jack maschio-maschio e un cavo che li unisce, che praticamente si utilizzavano, tipo, per chi anziano come me si ricorda, per ascoltare l'MP3 in macchina. Vi ricordate il lettore MP3 per ascoltarlo nell'automobile? O addirittura i vecchi padelloni, i lettori CD. Bene, questo è lo scopo dei cavi audio normali, non virtuali. Quindi prendere da un lato una fonte audio, una fonte sonora, e dall'altro andare verso un output sonoro, che possono essere semplicemente delle casse o magari un impianto hi-fi, uno stereo, qualsiasi cosa, l'autoradio, che possa prendere quello che si sente in quella fonte sonora e buttarlo fuori con il suo output, con le sue casse. Bene, questo è il funzionamento del cavetto AUX. Il cavo audio virtuale fa esattamente la stessa cosa, solo che lo fa a livello software. E quindi ci permette di infilare un jack virtuale in un software, per esempio, o in tutto l'audio del computer, e di ascoltarlo in un altro software, da un'altra parte, in un'altra maniera. Stesso identico concetto, tant'è che oggi in questo tutorial vedremo un paio di esempi, vedremo come separare le tracce audio in OBS Studio, vedremo come registrare il computer con Audacity, ma sono solo degli esempi, perché quello che vi deve rimanere di questo tutorial è il concetto, cioè come funzionano proprio i cavi audio virtuali, in modo che li capiate. È sempre la cosa più importante. Non bisogna cliccare a pappagallo, ma bisogna capire quello che sta dietro le cose, quello che sta sotto, ed è il motivo per cui tendo a fare dei tutorial un po' approfonditi, un po' precisi, per farvi capire e per farvi diventare padroni e padrone dei software che iniziate ad utilizzare. Una volta che avete capito come funzionano i cavi audio virtuali, saprete fare un sacco di cose, imparerete a fare un sacco di cose con questi aggeggi qua. Questo che vi sto facendo vedere è solo un esempio per farvi capire, non c'entra nulla col cavo audio virtuale, questo è un cavo audio vero, reale. Quindi diventerete padroni e imparerete a farci un sacco di cose, letteralmente. Prima di cominciare, di andare subito a buttarci nel nostro tutorial e vedere dove andare a scaricare e come utilizzare i cavi audio, vi ricordo di venirmi a trovare su Telegram, @ciraulo. E davvero non perdiamo altro tempo e buttiamoci nei cavi audio. Dove si scaricano? Si scrive su Google VB Audio Cable, Verona Bologna Audio Cable, e con ogni probabilità vi ritroverete in questa pagina della VB Audio Software. Non è l'unica software house che produce cavi audio virtuali, ma è quella sicuramente più famosa, è quella che vi suggerisco io. È la stessa, ve lo dico per vostra curiosità perché potremmo parlarne in futuro, che produce Voice Meter, un altro softwareone molto interessante, o addirittura il fratello maggiore Voice Meter Banana, o il fratellone ancora più grande Voice Meter Potato, Voice Meter Patata. Sono dei software che servono a gestire i flussi audio in maniera ancora più raffinata e anche complessa, diciamocelo, rispetto ai cavi audio virtuali. Una piccola precisazione: se avete Mac non potete utilizzare questi cavi audio virtuali, ma dovete andare a cercare Soundflower della Rogue Ameba. Sempre per darvi altri riferimenti, sono quelli che fanno Audio Hijack, che è un altro software molto più, non dico complesso, ma avanzato per la gestione dei flussi audio. Non ci interessa in questo momento. Come vedete, anche in questo caso, chi utilizza Mac deve trovare delle soluzioni un po' alternative rispetto a quelle che racconto io nei miei tutorial. Questa è una roba purtroppo su cui non posso farci niente. Io Windows
Mi trovo bene con Windows da una vita, non ho Mac e non vi posso fare dei tutorial anche per il Mac. Quindi in questi casi l'unica cosa che potete fare è seguire il tutorial, capire il concetto che comunque vi è utile su qualsiasi piattaforma e poi adeguare leggermente, magari con qualche ricerca su Google, il workflow che vi ho insegnato all'utilizzo del Mac. Non vi nascondo che sto valutando di comprare un Mac usato, magari da un costo non eccessivo, un po' vecchiotto, all'esclusivo scopo di farci tutorial, ma immaginate che è una spesa importante per quanto usato e per quanto magari non di ultima generazione, che insomma non si sostiene così a cuor leggero. A questo proposito vi invito a venire su Patreon se volete aiutarmi a sostenere queste spese. Patreon è il modo che utilizzano i creator per finanziare i propri progetti dal basso, quindi potete venire un piccolo finanziamento ricorrente e incentivare il fatto che io possa acquistare anche degli hardware che poi utilizzerei esclusivamente allo scopo di fare i tutorial. E allora dai, andiamo subito nel nostro cavo audio virtuale. Non dobbiamo fare altro che scaricare il cavo da questo sito web con il tasto download, quindi lo installate molto semplicemente come tutti gli altri software. Non entriamo nel dettaglio di come si installa il cavo audio virtuale perché non è assolutamente difficile. E nel momento in cui lo avrete scaricato vi renderete conto che effettivamente è stato scaricato, perché vediamo se riesco a mostrare, eccolo qua, perché nel tasto qui in basso a destra del volume, cliccandoci sopra, avrete una nuova scelta che non sono più gli altoparlanti del vostro computer, ma che è il cavo input del cavo audio virtuale. Quindi cliccando ancora una volta sull'iconcina in basso a destra del volume e andando nel menu che ci permette di selezionare il dispositivo con cui vogliamo riprodurre l'audio, troveremo un cavo audio virtuale. Questo ci permette, come se noi volessimo cambiare le casse del computer e invece che far sentire il computer dalle sue casse, che siano quelle del computer notebook o che siano quelle di un computer desktop, ci permette di non ascoltare più il volume con quelle casse, ma di ascoltarlo col cavo audio virtuale. E adesso arriviamo un pochino nel dettaglio, ma prima di farlo vi faccio vedere ancora una cosina. In particolare vi voglio mostrare, andando nelle impostazioni, adesso sicuramente ci metterò 2 ore a trovare di nuovo tutta la strada per arrivarci, andando nelle impostazioni del vostro Windows, e quindi selezionando sistema, e quindi selezionando audio qui a sinistra e infine andando verso il basso pannello di controllo audio, vi voglio far notare che ora tra i dispositivi audio di riproduzione e di registrazione avrete, nel caso della riproduzione, cable input, nel caso della registrazione avrete cable output. Voi probabilmente avrete meno microfoni e meno dispositivi di riproduzione di me, perché queste sono tutte le cosine che faccio per test, per giocare, per fare delle prove. Questo è il computer che uso allo scopo dei tutorial e dei test, per cui ho un sacco di roba. Voi vi troverete probabilmente il microfono integrato del vostro computer, un eventuale microfono USB se ce l'avete, e infine il cable output da un lato e input dall'altro. A me manda i matti il fatto che nella riproduzione, che sarebbe un output, c'è il cable input e nella registrazione c'è il cable output, benché la registrazione sia un input. Questa cosa mi fa uscire di testa, ma è una cosa normale, perché di fatto cosa ci sta dicendo Virtual Audio Cable? Ci sta dicendo che tutto ciò che noi riproduciamo con questo cable input va in input ed esce come output in tutto ciò che noi decidiamo di utilizzare come registrazione in cable output. Per cui, sempre per intenderci, io metto il cable input, per esempio, come uscita audio di Skype e lo metto come output all'interno di Audacity. In questa maniera io farò passare il flusso audio da Skype verso Audacity e quindi registro tutto ciò che esce da Skype dentro il software Audacity. Ribadisco, è molto più facile a farlo che a dirlo, quindi andiamo subito a vedere come funziona. Prendiamo per esempio il nostro stesso computer e quindi andiamo a selezionare come output del computer il cavo audio.
Quindi in questo momento noi stiamo dicendo al computer: tutto quello che si sente nel computer mandamelo nel cavo audio. Apriamo Audacity e come microfono, mi raccomando, non fate confusione sempre nel concetto tra il microfono e le casse. Ricordatevi che quando vogliamo infilare dentro dobbiamo utilizzare il microfono e quando vogliamo fare uscire dobbiamo utilizzare le casse, quindi l'altoparlante, l'output. Il concetto è sempre: da un lato entriamo e dall'altro usciamo. In questo caso stiamo uscendo dall'audio del computer e vogliamo entrare dentro Audacity, quindi in microfono andiamo a selezionare il cable output. In questo caso fregatevene di input e output, se vi mandano in confusione non è assolutamente importante. Andiamo ad avviare il monitoraggio e in questo caso vediamo che come microfono non si sente assolutamente nulla. Io sto parlando e non si sente nulla. Perché non si sente nulla? Perché all'interno del computer in questo momento non si sta sentendo nessun audio. Se io vado per esempio sul canale YouTube di Andrea Ciraulo, non so se lo conoscete, è quello che ha fatto quella guida definitiva per registrare e fare live streaming con OBS Studio per esempio, e se io vado a ascoltare questo video, vedete che ora il video sta andando, io non sento niente in questo momento. E ora vediamo di capire il motivo per cui non sento niente. Ma se vado in Audacity, vediamo un pochino, Virtual Audio Cable, microfono, registriamo e non si registra assolutamente nulla. Perché questo accade? Proviamo a cambiare il microfono, a rimetterlo. Vediamo. Eccolo qua, guardate, audio di YouTube fermo. Lanciamo l'audio, quindi disattiviamo il muto. Non fatemi fare figuracce, mannaggia. Torniamo qui ed eccolo qua, che adesso stiamo sentendo in Audacity quello che esce nell'audio del mio computer. Chiudiamo questa traccia per ricominciare da zero. Vedete che io sto parlando, ok? E man mano che io parlo, qui in Audacity si sente tutto. Se vado a registrare, ecco che sto registrando l'audio del mio computer. Qualsiasi cosa si senta nel mio computer, eh? Guardate, adesso vado a interrompere il video e vedete che in Audacity si è interrotto l'audio. Non si sente più nulla nel microfono di Audacity. Mi prendo un file MP3, lo faccio andare e vedete che in Audacity siamo tornati a registrare. Perché questo è accaduto? Perché qualsiasi cosa che si sente nell'output del computer, quindi in questo output, virtual input, entra all'interno di Audacity. Ed ecco che io sto ascoltando effettivamente il computer. Andiamo un attimo a interrompere ancora questa musica, andiamo a interrompere la registrazione, perché fra un po' dobbiamo fare alcune precisazioni, perché per esempio voi adesso vi potreste chiedere: ma ok, però io non sentivo nulla, come faccio a sentire l'audio da Audacity? Ci arriviamo tra un attimo, ma facciamo ancora qualche piccola prova. Per esempio prendiamo Skype e diciamo a Skype nelle impostazioni, in audio e video, di farci ascoltare le cose all'interno del Virtual Audio Cable. Ecco che anche in questo caso, se io faccio una verifica audio mandando l'audio nel Virtual Audio Cable, torniamo nel nostro Audacity ed ecco qua che stiamo sentendo Skype. Possiamo anche registrarlo. In questo momento stiamo registrando la prova audio di Skype. Vedete? Se io vado a interrompere la prova audio di Skype, vi ricordo che devo mettere come altoparlanti, quindi ciò che voglio registrare sempre negli altoparlanti e dove voglio registrare nel microfono. Interrompo e vedete che Audacity smette di registrare. Ora vi voglio far vedere una cosa per vostra semplice curiosità. Interrompiamo la registrazione e facciamo il ragionamento opposto, visto che stiamo un po' capendo come funziona. Vedete che adesso io sto parlando in Skype col microfono, ma se io volessi far sentire al mio interlocutore quello che si trova nel computer, come potrei fare?
Provate un attimo a rifletterci, mettete in pausa il video e pensateci voi. Se avete fatto, vi do la soluzione, ma naturalmente nel microfono vado a scegliere il Virtual Audio Cable. Adesso vedete che in Skype non si sente nulla, il nostro interlocutore non starebbe sentendo nulla, perché non gli sto facendo sentire il microfono del computer, ma il cavo audio virtuale. E se vado di nuovo qui e faccio partire il tutorial o qualsiasi altro suono nel computer, torniamo in Skype, ed ecco che il mio interlocutore sta sentendo tutto ciò che si sente nel computer. Ancora una volta, se capisco il concetto, lo padroneggio e ci faccio quello che voglio. Andiamo a interrompere il video, andiamo a risistemare Skype, che so che poi me lo dimenticherò nella prossima chiamata, sarò fregato, quindi utilizziamo di nuovo questo e siamo a posto. Chiudiamo temporaneamente e vediamo come si può utilizzare questa cosa all'interno di OBS Studio. Chiudiamo un po' di cose. Ok, apriamo OBS Studio. E io potrei volere, per esempio, facciamo un esempio, io potrei volere nelle impostazioni audio, potrei volergli dire registrami l'audio del desktop e registramelo dagli altoparlanti del computer, ma registrami un secondo audio del desktop e registramelo dal cavo audio virtuale. In questa maniera io separerò tutto ciò che si sente nel computer da ciò che si sente nel cavo audio virtuale. Andiamo a cliccare su OK. Eccolo qua. E andiamo a fare una cosa adesso. Andiamo a prendere nell'audio del computer gli altoparlanti. Quindi gli diciamo, il computer me lo fai sentire dagli altoparlanti. Non fate caso al fatto che io adesso abbia il volume a zero, è una roba che mi serve soltanto per poter registrare il tutorial. Quindi, fammi sentire il computer dagli altoparlanti, audio del desktop, attiviamolo, andiamo in Skype, impostazioni, audio e video, chiuditi maledetto, altoparlanti, cavo audio virtuale. Quindi vedete che adesso io ho separato l'audio che si sente nel desktop dall'audio che si sente in Skype, perché Skype non mi va negli altoparlanti come fa il desktop. Ancora una volta è importante capire il concetto e non tanto fare a pappagallo quello che sto facendo io. Quindi da un lato gli altoparlanti normalissimi, quelli che mi registra OBS Studio in audio desktop, e dall'altro il cavo audio virtuale, quello che mi registra OBS Studio nel desktop numero 2. Facciamo una prova e vediamo se ha funzionato, semplicemente andando a cliccare verifica audio, naturalmente nel momento in cui si sentirà la voce del vostro interlocutore sarà la stessa cosa, ed ecco che stiamo sentendo Skype nell'audio desktop numero 2. Lo lasciamo andare e proviamo, adesso distruggerò sicuramente tutto, e proviamo a lanciare una canzone. E voilà, come per magia, ecco che nel audio del desktop io sto sentendo la canzone che ho lanciato. Perché? Perché questa canzone del computer si sente all'interno degli altoparlanti. Vedete che io ho separato le due cose. Se io interrompo Skype, stoppiamo la verifica audio, vedete che adesso in OBS si sta sentendo soltanto l'audio del desktop, che posso regolare con un volume separatamente rispetto all'altro audio. Se io interrompo anche l'audio del desktop, ecco che adesso non si sente più niente all'interno di OBS Studio. Ancora una volta, noi non abbiamo sentito assolutamente nulla, e questa cosa qua è una roba che ora, tra poco, dobbiamo andare a risolvere. Prima, molto velocemente, perché di questo ne ho parlato anche nella guida completa, vi faccio vedere che io in proprietà audio avanzate, quindi tasto destro sulla rotellina, proprietà audio avanzate, posso andarmi a separare le tracce in cui vado a registrare. Quindi io posso letteralmente registrare i due audio e eventualmente l'audio del mio microfono e qualsiasi altro audio separatamente, quindi registrarne uno nella traccia 1, uno nella 2, in questa maniera, uno nella 3 e così via, uno nella 4. Ecco qua, non vi faccio vedere il dettaglio di questa cosa qua perché ne abbiamo già parlato in altri video.
Ecco qua, in questa maniera io gli sto dicendo registrami il computer nella traccia 1, registrami Skype nella traccia 2, registrami la musichetta nella 3, registrami il microfono nella 4, eccetera, eccetera, eccetera. Ho separato tutte le tracce audio grazie anche all'utilizzo dei cavi audio virtuali. Adesso dovrei provare a farvi vedere come si sente, come fare a sentire le cose man mano che le registro col cavo audio virtuale. Devo però prima abilitare una cosa, audio source, system audio. Ecco qua, adesso voi dovreste sentire la musica. Perfetto, sì, confermo che adesso la sentite, ma perché la sentiamo? Perché stiamo utilizzando gli altoparlanti. Se io vado ad ascoltare col cavo audio virtuale non sentirò più niente. Come si fa ad ascoltare le cose man mano che si registrano col cavo audio virtuale? Beh, bisogna monitorare quell'ascolto, molto semplicemente. Per cui, per esempio, in OBS Studio io dovrò andare in impostazioni, vado in audio e quindi gli dico dispositivo di monitoraggio e gli dico dove voglio monitorarlo. Per cui, per esempio, lo monitoro negli altoparlanti. Entro nel cavo audio virtuale e monitoro negli altoparlanti, ok? Una volta che ho scelto il dispositivo di monitoraggio, clicco ancora una volta su OK, e quindi quando vado dentro Skype e faccio la verifica audio, ho dimenticato una cosa fondamentale, vedete che adesso l'audio sta andando, va nel cavo audio virtuale, ma ancora non lo sentiamo. Come mai ancora non lo stiamo sentendo? Ma certo, tasto destro, proprietà audio avanzate, e devo dirgli l'audio del desktop, monitoraggio, monitoramelo. Quindi monitora l'audio e invia all'uscita. E voilà! E adesso, come per magia, andiamo a interromperlo. Vedete che ora, come per magia, lo sentiamo, quindi lo mandiamo a Skype, lo mandiamo a OBS e lo sentiamo. Il processo è Skype, cavo audio virtuale va verso OBS Studio e da OBS Studio con il monitoraggio io ascolto quello che sto registrando. Attenzione soltanto a un particolare in OBS Studio, non incasinatevi tra il monitoraggio e la registrazione. Perché in questo caso specifico, guardate che cosa succede. Vedete l'audio del desktop? Abbassiamo un po' il volume. Vedete che io sto prendendo l'audio da una parte e lo sto portando dentro l'audio del desktop, perché gli sto dicendo usa come dispositivo di monitoraggio lo stesso dispositivo che poi ho messo in audio del desktop. E quindi attenzione a queste cose, perché sennò poi vi incasinate e sentite semplicemente un fastidioso eco. Dovete smanettare un po' voi, perché dipende molto dall'utilizzo che voi volete fare dei cavi audio virtuali. La cosa più semplice molte volte è semplicemente disabilitare l'audio del desktop se non lo devo registrare, oppure avere un ulteriore dispositivo dal quale io posso ascoltare. E quindi a questo punto mi servono, per esempio, un dispositivo dal quale far sentire il desktop, un dispositivo nel quale mandare l'audio in monitoraggio, e alla fine il dispositivo virtuale, il cavo audio virtuale, per andare a registrare. Quindi da un lato registro il cavo audio virtuale, da un lato registro il desktop e dall'altro lato ancora vado ad ascoltare nelle mie cuffie entrambi. Ancora una volta non possiamo andare a toccare caso per caso in questo tutorial, così come ve lo dico già, purtroppo non potrò aiutarvi singolarmente nella risoluzione di questa cosa. Una volta che capisco il concetto, capisco anche come risolvere la cosa. Andiamo un attimo a vedere la stessa cosa come la risolviamo all'interno di Audacity, perché anche nel caso di Audacity abbiamo esattamente lo stesso problema, cioè non sentiamo quello che andiamo a registrare. Andiamo a chiudere tutte queste cose e andiamo a selezionare ancora una volta nell'uscita del computer il cavo audio virtuale. Quindi gli stiamo dicendo tutto quello che si sente nel computer buttamelo nel cavo audio virtuale. Ok? E se io vado a prendere il meraviglioso tutorial del meraviglioso Ciraulo, sono lo spiegarvi bene, lì correggo lì.
Adesso lo sento per colpa di OBS. Chiudiamo OBS. Ecco qua. Vedete che io non sento assolutamente nulla. Se io volessi registrare questa cosa con Audacity, registriamo, lanciamolo. Stiamo registrando, ma non sentiamo assolutamente niente. Che cosa devo dire quindi ad Audacity per poter sentire quello che sto registrando? Interrompiamo la registrazione, modifica, preferenze. Andiamo in registrazione e attiviamo anche in Audacity il monitor, quindi software, playthrough dell'ingresso, che è una roba complicatissima per dire fammi ascoltare quello che io ti sto buttando dentro. Clicchiamo, clicchiamo su OK. Gli diciamo dove vogliamo sentirlo, ok? In questo caso vogliamo sentirlo all'interno degli altoparlanti. Clicchiamo su registra e ora stiamo registrando e stiamo anche sentendo quello che registriamo. Vedete che lo stiamo anche un po' incasinando perché stiamo in questo caso stiamo andando a sovraregistrare, quindi si sta registrando più volte. Questa cosa qua è dovuta al fatto che io sto anche registrando il tutorial e quindi sto veramente incasinando il computer con una serie di flussi audio infinita che sta diventando veramente molto molto complicata. Il concetto è che in una situazione normale, non è il mio caso dove c'è di mezzo anche un altro OBS che sta registrando quello che sto facendo, in una situazione normale, in questo caso noi andremmo a sentire quello che stiamo registrando. In questo caso lo stiamo sentendo e riregistrando probabilmente all'infinito e lasciamo perdere. Il concetto però lo avete capito. Modifica, preferenze, non dobbiamo registrare per farlo, cioè deve essere in stop. Modifica, preferenze e quindi software, playthrough dell'ingresso. Disabilitiamo adesso questa opzione, se no me la dimenticherò per sempre abilitata e io spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Era un tutorial un pochino più complesso del solito, ho deciso di spingermi anche in argomenti un pochino pro, un pochino letteralmente professionali. Ditemi davvero cosa ne pensate, ditemi se questo tutorial è stato troppo complicato, non vi è stato utile, o se invece lo avete apprezzato. È anche vero che dirvelo adesso serve a poco, perché se siete arrivati fino a qui è perché lo avete apprezzato e vi è stato utile. Probabilmente chi non lo ha trovato utile ha già interrotto la visualizzazione del video da un pezzo. In ogni caso, proviamo adesso in questo canale anche ad affrontare dei temi un po' avanzati per chi veramente vuole fare l'upgrade, vuole fare il salto di qualità. E allora non dovete fare altro che iscrivervi al canale attivando la campanella per non perdervi i prossimi tutorial. Rimarremo anche sul basic, non vi preoccupate. Trovatemi su Telegram @ciraulo e finanziate il progetto se volete davvero diventarne parte. Utilizziamo la piattaforma Patreon, super sicura, super tranquilla per chi vuole approcciarsi. È davvero una garanzia. E se volete aiutarmi anche a me a fare l'upgrade alla strumentazione che utilizzo, alle cose che posso fare e per poi portarvele, ecco, questo è il posto giusto. Ancora super grazie per la vostra attenzione e ci sentiamo presto. Un abbraccio!